partenza, parcheggio di Laval, direzione Val Troncea, rifugio Troncea, Colle del Bet, bivacco del Bet, notte al bivacco del Bet e poi giorno dopo Punta Ghimina. Siamo arrivati! Prima tappa, rifugio Troncea, arrivati! Cavalli e mucche! Rognosa e Platas, e quello invece è il pelato, e giù in fondo c'è il Fauri. Okay. Ah, siamo giunti finalmente al bivio. Da una parte si va al Colle Arcano, invece se andiamo sulla destra andiamo al nostro Col del Bet. Facciamo pausa, merenda, beviamo, ci rilassiamo per poi attaccare gli ultimi 400 metri di dislivello. Snack? Com'è il suo snack, Simo? Buonissimo. Buona. Fa mangiare? Mi piace. Oh, da qua si vede il rifugio Troncea. Giù in basso. E ci aspetto domani per una polenta. E qua il sentiero mezza costa che sale verso il colle. Eccoci al colle, eccoci qua, Col del Bet, sì sì, Col del Bet, dove la, oh ma miseria, è un passero australiano, è tutto secco, ho detto che è un passero australiano, tutto secco, ma ce ne sono altri laghi, eh? Anche miseria, tutto secco, come c'è andare a prendere l'acqua, c'è andare a prendere l'acqua, quello lì, quella lì fa bollire quella, ecco di l'acqua. Allora. Eccoci, stiamo per partire ed entrare. Apriamo? Apriamo. Ole! Ole, vediamo un po'. Bellissimo, si presenta con delle scope. Oh! C'è la sala da pranzo. Qua ci sono le ciabatte, voglio sottolineare. Piccolo, questa qua è la sala da pranzo. Qua c'è una bellissima cucina, piccolina ma si presenta bene. Qua fuori il paesaggio. Usate il fornello. Ok. Continuo la sala da pranzo. E poi entriamo dentro alla stanzetta dove dormiremo. Qui mi sa che hanno già occupato due posti i signori che staranno con noi in questi giorni. E poi qua di fianco ci sono questi altri due letti dove dormiremo noi. Qua ci sono delle casette abbandonate. Questo è probabile sia un bagno. Prova a vedere, non so cosa ci sia dentro. Non so cosa aspettarmi, non so se si apre questa roba, ma credo sia un bagno ed è una cabina. Boh, non lo so, vedremo. Noi ci aspettavamo un bel lago e invece ci si è ritrovati tutto secco. Veramente, veramente terribile. Non mi aspettavo quei laghi bellissimi. Cioè, una volta guardate quanto occupava e adesso quanto occupa. Oh, qua il lago c'è. Un po' d'acqua, nell'altro tutto secco, almeno questo c'è. Bellissime queste stelle alpine. Cosa ne pensi di questo piccolo bivacco? È bellissimo! E poi c'è un cagnolino bellissimo! Un bel pastore? Australiano, a macchie. Ve lo faccio vedere. Io ho preso quello più potente. Quanto... Eccolo. Papi,
Ti piace questo posto? Bellissimo. È vero. Bello bello. Veramente stupendo. Sì, è venuta la nebbia. Prima faceva un caldo bestia, adesso si sta proprio bene. Qua c'è un nevaglietto. Là c'è la, là c'è la croce delle guarda, là c'è la croce del Ginevar, guarda. Ma non è un lago, è un ghiaccio. Stare silenzio, se lo scappano. Sì, eccoli laggiù. Qua bisogna fare attenzione che se lo cadono. Sì, anche quelli, guarda che bello quello. No, papà, io non posso. Ila, guarda che bello quello lì. Guarda che bello. Cosa? Non è che ci viene cincorna? No. Allora, Simone cucina, sta mantecando il risotto. Con le busta! Oh, ti è caduto! Vedere. Guarda che tutto ciò che sporchiamo dobbiamo lavare, poi. Ed è un dolore, qua, lavare la roba. E tu invece che ti stai mangiando? Un uovo. Un ovetto? Sodo. Un uovo sodo. Che bello. Adesso poi cosa mangiamo? Mangiamo il salame, abbiamo pomodori, salame, pomodori, pane, finocchio e formaggio. Pure di notte mi devi filmare, oh! Sì. No, ma intanto adesso io voglio stare ancora un attimo sveglia, vero? Ehi, Tabor! Allora, ho un bellissimo cuscino con i castelletti e i serpentini. Qua non avevamo un altro saccapelo, quindi abbiamo preso una federa di, diciamo, lenzuola e tutto. Guardate, quindi adesso è come se entrassi dentro un saccapelo, solo che un po' più leggero. E poi sopra ci abbiamo messo, io mi infilo dentro e sopra ci abbiamo messo la coperta. Fate sta da voi, così almeno vi seguiamo. Grazie. Thank you.
hai fatto paura per... Fabi, ti è piaciuta quest'alba? È stata veramente bella. E a te? Bella. Ecco il nostro bivacco che ci aspetta lì al colle. Ed eccoci, ripartiamo. Si riparte per Troncea. La polenta, la polenta ci aspetta, certo. C'era un po' di vento, adesso niente. Meno male. Ma lo tengo lo stesso. Sì. Fabio, attenzione che da qui escono i serpenti. Abbiamo visto una cacca di lupo, anzi due cacche di lupo. Simone fa il pastore, fa la mucca e si fa il sentiero. Io ho mangiato dei gnocchi, burro e sabbia. Burro e sabbia, e Simone ha mangiato gnocchi, gorgonzola e speck. Adesso prendiamo, e anche ancora, prendiamo ancora un tagliere? Sì, prendiamo un tagliere misto e... Finito il pranzo, adesso stiamo scendendo e ultimi 30 minuti e arriviamo alla macchina. Va bene, andiamo. Guarda, 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 guarda.